tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere gli acquisti che ho fatto a Disneyland Paris. Allora, iniziamo subito. Mia figlia è innamorata di Rapunzel e ovviamente non si trova mai niente di Rapunzel. Lei aveva soltanto un obiettivo: comprare il peluche di Rapunzel, che ovviamente era sold out, non l'ho trovato da nessuna parte. Quindi siamo riusciti a convincerla e abbiamo comprato la Ariel. Diciamo è la sua terza preferita, perché la seconda, l'Aurora, che a Disneyland c'è il castello dell'Aurora, non c'è, poi quella zero, meno che la Rapunzel, quindi abbiamo comprato l'Ariel. Mettetevi nell'idea che lì di certo non costa poco la roba, ovviamente in un parco in quella maniera costano il triplo le cose. Comunque questa l'ho pagata, mi sembra 30 euro, su per giù l'ho pagata 30 euro, come secondo me si paga anche qui. Comunque sia, va bene, questa l'Ariel, bellissima. Poi, visto che non c'era niente di Rapunzel, abbiamo trovato questo. È un carry-on, che non so per quale strano motivo, la mia figliola adora i carry-on, quindi era felicissima di che gli avessi comprato questo. E guardate, insomma, sto carry-on, aspettate, ve lo giro anche, che fa sta musichina e la Rapunzel che gira. Gli è piaciuto, sono stata contenta di questo. Ovviamente ora Babbo Natale gli dovrà portare la bambola di Rapunzel, se no moriamo tutti. Comunque, poi un altro obiettivo suo era ricevere, insomma, trovare una corona da vera principessa. Lì ce n'erano un'infinità, perché ovviamente c'erano di quasi tutte le principesse, e alla fine lei ha scelto questa corona. Guardate, non gli ho ancora tolto i cosini, lasciamo perdere. Questa corona ha scelto, perché lei ovviamente è una regina, non è una principessa. E quando sono andata a pagare pensavo di sentirmi male, perché è costata 30 euro, però vi devo dire che è fatta molto molto bene, perché è molto pesante e non è di quelle corone che si possono trovare anche qui di plastica, che dopo 2 giorni è già rotta. No, devo dire che è molto resistente, quindi diciamo ne valsa la pena. Di Rapunzel gli ho trovato soltanto, oltre a quel bellissimo carry-on, questi due gommini. Guardate se riesce. Questi due elastici per capelli, che li ama, oggi stranamente non ce li ha, però di solito ormai si mette a soltanto questi. Poi, qui questa tovaglietta per la colazione di Natale di tutti i personaggi, perché ovviamente noi siamo Natali dipendenti e non si poteva non comprare appunto questa tovaglietta, che ho pagato 5 euro. Poi ho acquistato questa cannuccia con Chip e Chop, che sono i miei preferiti. Questa cannuccia che ho pagato 5 euro, ma l'ho comprata perché una mia amica mi riportò, quando ero alle elementari, la cannuccia fatta uguale così, di Minnie, stupenda, che ormai usava la mia bambina, ma non so per quale strana idea mi è venuta in mente di metterla in lavastoviglie per lavarla meglio. E ovviamente non si è cotta, ma non ha più questi rigirini, quindi l'ho comprata un'altra. Non c'era di Minnie, non c'era di praticamente di niente, c'era di loro, e poi in un altro negozio l'ho trovata di Remy, però l'ho comprata di Chip e Chop perché anche a lei alla fine gli piacciono, e come ho detto l'ho pagata 5 euro. Gli ho comprato anche una penna di Minou, guardate, fatta così, e questa l'ho pagata 6 euro, no 5, 6, 6 euro, insomma le cose costano parecchio, come questo lapis di Minnie, molto bello, mi è piaciuto tantissimo, lo volevo per me, ma se l'è preso lei, e anche questo è costato 6 euro. Poi, calzini di Minnie, pagati 10 euro, uno fatto così a righe e uno fatto così a pallini, che questo mi piace da morire, 6 euro. Guardate, le gomme, le ho trovate alla cassa, sono fantastiche, guardate, sono i personaggi, bellissime, cioè ne dovevo comprare almeno 2 pacchi, ma ahimè ne ho comprate solo uno, che sono costate 3 euro, neanche più di tanto, ma stupende, le devo assaggiare per forza. E abbiamo comprato anche, guardate che tiro fuori,
Allora, questa calamita perché qui no, ma al mare abbiamo il figo dove si possono attaccare le calamite e quindi abbiamo comprato questa calamita per ricordo. E poi abbiamo comprato queste spille, questa l'unica ovviamente di Rapunzel e questa di Trilli perché alla mia bambina gli piace anche tantissimo Trilli e questa è veramente bellina. Poi alle casse avevano delle bowl con dentro questi cosi messi così e io li dovevo avere per forza. C'erano due tipi di cose. Allora, questo è uno zainetto, è fantastico anche perché c'ha qui le bretelle. Come si chiamano? Bretelle? Penso di sì. Insomma, questi cosi qui che stanno per lo zaino, anche rinforzati. È meraviglioso. Oppure c'era la shopper o la borsa, quelle più grandi così. Ma nell'ultimo negozio dove sono andata c'era. Per fortuna ho trovato soltanto lo zaino, però mi piaceva anche la shopper. Vabbè, questo. Mentre sulle Champs-Élysées al Disney Store gli ho comprato questo bicchiere che è stra meraviglioso. Vedete, c'è l'acquina qui con i cuori che viaggiano. Poi c'è Pascal, quindi è meraviglioso, della Rapunzel, che l'ho pagato mi sembra sui 10 euro. Quindi gli ho preso questo. Ma non lo sa perché glielo porterà Babbo Natale. Poi le ho preso questa bambolina della Rapunzel, l'unica che ho trovato perché appunto sta bambola non l'ho trovata da nessuna parte, quindi le ho preso questa bambolina della Rapunzel che l'ho pagata 22 euro, qui in Italia penso che me la facessero pagare una cinquantina, ma è molto bellina, si mette anche a sedere, insomma, gliel'ho fatta vedere, gli è piaciuta, ma ovviamente non sa che l'ho presa. E poi questo plaid super morbido dove ci sono delle principesse, c'è l'Aurora, la Belle e la Cenerentola, che l'ho pagato, aspettate ve lo dico, 21 euro, quindi neanche più di tanto, e è super caldo e a lei per fortuna gli è piaciuto. Poi inoltre al Disney Store mi hanno dato anche questa borsina perché loro fregano o prendi le cose te le metti nella tua borsa oppure devi comprarne una di queste e noi abbiamo comprato questa ovviamente con le principesse. Questa shop è fantastica perché ha anche la cerniera, quindi si può chiudere, ci servirà molto. Bene, questi sono i miei acquisti che ho fatto appunto tra Disneyland Paris e il Disney Store sulle Champs-Élysées. Spero che vi piacciono e ci vediamo al prossimo video. Ciao.